simili di senza barcode la conosciamo bene sia per il divorzio breve che le unioni civili, essendo media patent della trasmissione di Radio Radicale. Maria Mussini è stata appunto molto vicina al divorzio breve con degli interventi interessantissimi. Oggi TTL Cirinna non possiamo più chiedere la sua opinione, la conosciamo, ma vorremmo capire nel merito. Il DDL Cirinna ha il grande pregio di essere il primo reale, concreto tentativo di fare questo salto che sembra così difficile da fare, e cioè passare al riconoscimento degli unioni civili. È chiaro che, per il mio punto di vista, è il frutto di una mediazione che lo rende per certi aspetti anche fragile, perché la via maestra sarebbe stata quella del matrimonio egualitario, che non avrebbe creato quindi tutti quei problemi di aggiustamento interno del diritto che in realtà in questo disegno di legge ci sono. Ma il Paese pare che non sia pronto a un passo così deciso, e quindi ben venga che si cominci a realizzare nel concreto e nel diritto il primo passaggio. È chiaro che nulla di meno di quello che c'è, niente di meno, perché intanto si tratta di distinguere bene che cosa è il diritto al riconoscimento di una affettività di coppia. Dopodiché c'è il tema della famiglia. Allora, se si cominciano a vedere problemi e quindi a separare quella che è la tutela dei figli all'interno di quella che si riconosce come una famiglia, allora lì possono nascere una serie di problemi che a catena creano di fatto discriminazioni. Allora, certo, sarebbe importante affrontare il problema dell'infanzia e affrontarlo con coraggio e con trasparenza. Il problema dell'infanzia è un problema che ha a che vedere con un mondo intero che oggi ha molto bisogno. Poco fa la senatrice, la collega Amati, diceva in Italia ci sono stati, fino a 2 anni fa, sono stati monitorati 3.000 minori non accompagnati che sono arrivati e sono scomparsi. Allora, questo vuol dire che in Italia abbiamo un problema nella tutela dei bambini. 1 milione di bambini in condizioni di povertà. Benissimo, allora però separiamo le due cose. Diamo alla famiglia tutte le responsabilità, la famiglia come coppia riconosciuta così come stiamo facendo, e diamo allo Stato tutto quello che è il potere e gli strumenti per verificare e controllare lo stato di salute dell'infanzia. Strumentale è mettere le due cose insieme. E strumentale dire queste sono coppie omosessuali, quindi non possono avere dei bambini, perché l'idea è che l'affetto di un omosessuale è un affetto che sempre comunque, da parte di chi sostiene questo, sempre comunque è un affetto minore rispetto invece all'affetto di una coppia omosessuale. Questo è tutto. Questo è il vero nodo della questione. Stepchild adoption è un pretesto per andare a sottolineare ancora una volta una diversità nel contenuto affettivo. Io, senza qualcosa, abbiamo avuto modo di vedere che sono in coppia a sapere realmente cosa è l'affetto. Mi sono trovata a discutere con alcune persone che dicevano no, questo vuol dire agevolare le coppie omosessuali all'adozione. Non è così. Vogliamo spiegare brevemente di cosa si tratta? È la possibilità per il partner nella coppia, quindi l'uomo in una coppia maschile, la donna in una coppia femminile, di adottare il figlio naturale dell'altra parte dell'unione civile. Questo può significare tante cose. Allora, io le dico, le faccio un esempio che è reale. Una persona che ha avuto un matrimonio e ha avuto una figlia in questo matrimonio. Nella sua vita qualcosa è cambiato. Oggi questa persona fa parte di una coppia con un'altra donna. C'è una bambina però. Questa bambina ha il diritto o no ad essere curata e tutelata anche dalla seconda parte che diventa famiglia con la sua mamma naturale? Ce l'ha o non ce l'ha? Nel caso in cui esiste un padre, è chiaro che questo padre esercita tutti i suoi diritti, ma nel caso in cui questo padre non esista, non sia mai esistito, non esista più, non l'abbia riconosciuta, che questa bambina è destinata ad avere dentro di una famiglia fatta da due componenti ed avere solo una mamma. Come il diritto della bambina in questione avere due figure genitoriali e il dovere di entrambi i genitori prendersi cura di questi bambini. E questo è già in essere per tutte le coppie, cioè non è solo le coppie omosessuali, la stepchild non riguarda solo le coppie omosessuali, ed è una pratica che in Italia esiste.
Allora, dunque, questo è un punto estremamente interessante. Intanto la sottolineatura, ad ogni diritto corrisponde un dovere. Quindi non è solo il diritto della coppia, il diritto del bambino, è anche il dovere della coppia reciproca nei confronti della famiglia. Quello che è stato sottolineato nel corso della discussione è in effetti una mancanza, un vuoto che c'è, che in realtà non è esattamente il vuoto che viene descritto. Però che potrebbe creare dei problemi di parità di diritti. Perché? In questa legge si riconosce l'adozione del figlio naturale all'interno dell'unione civile, quindi esclusivamente all'interno delle coppie omosessuali. Quello che diceva lei, e cioè il diritto di uno dei due partner in una coppia di fatto, in un omosessuale eterosessuale, ad adottare l'altro, il figlio naturale del compagno o della compagna, è un diritto che non è attualmente disciplinato, non è attualmente riconosciuto. Allora, nella specificità dei casi, se il bambino è orfano, se non c'è una patria potestà, allora può esserci una richiesta, potrebbe fare parte di quelle adozioni speciali a cui si fa riferimento nell'articolo 44, però in effetti non è, questo non è disciplinato. Quindi è pur vero che cioè, noi abbiamo avuto un disegno di legge, l'abbiamo licenziato, un disegno di legge sull'affidamento collegato all'adozione. Abbiamo pendente un disegno di legge sull'adozione internazionale. La materia delle adozioni bisognerebbe avere il coraggio di prenderlo. Più volte ho sollecitato che si affrontasse la materia in modo organico. Andrebbe presa e affrontata non per interesse di categoria, ma affrontata in modo globale organico. Io onestamente sono anche per l'adozione singola, perché io sono insegnante, ho avuto moltissimi studenti che per una ragione o per l'altra sono stati cresciuti da un padre o una madre e basta, con la collaborazione del resto della famiglia, nonni, zii. Non è pensabile in una società multiforme come quella di oggi, non è pensabile squadrare una tipologia di famiglia come quella che a livello teorico qualcuno ha nella sua testa. Famiglia poi è una materia talmente sensibile e particolare che insomma, ha bisogno di tanta attenzione. Questo DDL ne sta Per suscitando di fortuna, attenzione. per fortuna. Come è stato per il divorzio breve, forse uscirà qualcosa che diremo subito è da modificare, però vogliono delle fasi, uno step appunto, e il tempo. E sapere che ci sono senatori che comunque si battono per i nostri diritti civili. Una è la senatrice Maria Mussini del gruppo Misto, che ti ringraziamo.